A dare il via al nuovo evento presso il centro fieristico Fiere della Campagna di Renano Irpino, l'assessore alle attività produttive Fulvio Martucciello. Taglio del nastro al centro fieristico Fiere della Campagna di Renano Irpino, che oggi, venerdì 6 settembre 2013, alle ore 16, ospiterà l'inaugurazione ufficiale della prima edizione della Fiera Nazionale Made in Campagna Expo e della seconda edizione della Fiera Internazionale Meccolegno Sud. Due eventi che dopo la temporanea chiusura dovuta al completamento dei lavori animeranno la struttura fieristica realizzata dalla comunità montana dell'Ufita e gestita dalla società Fiere e Congressi, accendendo i riflettori l'uno sui settori dell'artigianato, dell'agroalimentare, del turismo e dei servizi, l'altro sull'intero comparto del legno. Meccolegno Sud è infatti un evento fieristico dedicato alle aziende che producono e commercializzano macchine e utensili per la lavorazione del legno, oltre che ad artigiani e piccole imprese specializzate nella produzione di elementi d'arredo da interno ed esterno, prefabbricati e prodotti collaterali. Made in Campagna Expo, d'altronde, si preannuncia come un evento di grande attrazione per il pubblico specialistico e non vista la grande risposta avuta dalle aziende che hanno scelto l'evento fieristico per mettere in mostra la propria attività. Una scelta condivisa dall'ente Regione Campania che ha voluto acquistare uno spazio collettivo composto da circa 60 stand, in cui saranno ospitate gratuitamente aziende e consorzi di imprese con comprovata esperienza nei settori di competenza e con sede operativa nella Regione Campania. A tagliare il nastro sarà proprio Fulvio Martucciello, assessore regionale alle attività produttive, portando i propri saluti Francesco Loconte, amministratore unico di Fiere e Congressi, Oreste Ciasullo, presidente Comunità Montana dell'Ufita, Antonio Maniero, sindaco di Renano Irpino, Luigi Famiglietti, deputato del Parlamento italiano, e i consiglieri regionali Ettore Zecchino, Sergio Nappi e Antonia Ruggiero. Assessore Martucciello, pensate che i settori dell'artigianato, dell'agroalimentare, del turismo e dei servizi possono rappresentare un importante fattore per il territorio irpino? Sicuramente oggi valorizziamo questi settori, siamo qui a inaugurare una fiera a cui partecipano 60 imprenditori di questi settori, a dimostrazione della grande interesse, della grande attenzione che c'è dell'Irpino in provincia di Avellino e in regione Campania verso queste eccellenze regionali. Quindi questi espositori che sono presenti qui, a quale settore fanno riferimento? Faccio di tutto, c'è una fiera, questa è la fiera multisettoriale che ha come motivo conduttore il legno, ma ci sono anche tantissimi spazi gastronomici, insomma, quindi c'è la volontà in qualche maniera di far conoscere tutte le eccellenze campane all'Italia meridionale. Ritiene importante per il comune di Ariano ospitare una manifestazione che si pone nell'obiettivo dello sviluppo? Assolutamente sì, è una risposta oserei dire scontata. È una iniziativa molto molto interessante che si sta, come dire, consolidando. Credo che le altre manifestazioni hanno avuto un grosso successo, questa mi sembra, come dire, esattamente sulla falsariga delle altre. È qualcosa che serve a far conoscere e promuovere il nostro territorio. Mi sembra che la maggior parte degli espositori siano di questi ambiti e si apre anche alle regioni confinanti. Quindi, secondo lei, successivamente si può riproporre questa manifestazione? Assolutamente sì, ma credo che ormai i padiglioni abbiano acquisito una stabilità, per cui insomma ci saranno sistematicamente eventi a valenza regionale, nazionale ed internazionale.